Buonasera, benvenute e benvenuti al TG6. Apriamo questa seconda edizione con l'emergenza Covid e il consueto bollettino fornito dall'assessorato regionale alla sanità. Sono 146 nuovi casi oggi in Abruzzo. Vediamo il servizio. 146 nuovi casi di coronavirus in Abruzzo su 2877 test processati nelle ultime 24 ore. Non vi sono ulteriori decessi, il bilancio delle vittime resta fermo a 488. I nuovi casi riguardano persone di età compresa tra i 3 e i 96 anni. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 27, di cui 7 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Pescara, 6 in provincia di Chieti e 13 in provincia di Teramo. Mentre del totale dei casi di oggi, 46 fanno riferimento alla provincia dell'Aquila, 37 a quella di Chieti, 17 a quella di Pescara e 40 a quella di Teramo. Attualmente in Abruzzo vi sono 1679 positivi accertati, 146 pazienti più 9 rispetto a ieri sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 15 più 4 rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 1518 più 134 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. A comunicarlo è l'assessorato regionale alla sanità. E a questo proposito, nel punto stampa di ieri sera, a margine della conferenza delle regioni, il presidente della Giunta abruzzese, Marco Marsilio, ha lanciato un appello alla responsabilità dei cittadini, l'unica che possa evitare un nuovo lockdown. C'è preoccupazione per l'aumento dei contagi, l'abbiamo appena visto, in 3 mesi decuplicati anche in Abruzzo. Il servizio è di Alfredo Primante. Abbiamo parlato della seconda ondata che ormai, come dire, è arrivata, quindi è tanto temuta, ma i numeri ormai consolidati dimostrano che c'è in Abruzzo, come nel resto d'Italia, questa nuova ondata di contagi. Sono un appello alla responsabilità e nel contempo una presa di coscienza, le dichiarazioni del presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, preoccupato dall'aumento dei contagi nel giro di 3 mesi decuplicati. Il numero zero nella casella dei contagiati a luglio aveva fatto sperare che l'autunno potesse essere meno duro della primavera segnata dal lockdown, ma i numeri e la situazione fuori dai confini nazionali non fanno dormire sonni tranquilli. Ci siamo rilassati pensando che l'emergenza fosse terminata e che magari con un po' di ottimismo si poteva sperare che non tornasse più. Invece il virus circola e le prospettive che i virologi, i medici ci hanno sempre descritto di dover imparare a convivere almeno per un'altra stagione, fino a quando non ci saranno terapie molto efficaci o addirittura un vaccino anche in quantità tale da poter creare l'immunità di gregge, e quindi dovremmo continuare a convivere e imparare a convivere con il virus. Il DPCM firmato questa notte dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte è un nuovo giro di vite a diverse attività, prime fra tutti quelle ricreative e degli eventi, nel tentativo di evitare il ritorno ad una serrata generalizzata. Il documento è arrivato dopo un lungo confronto anche con le regioni, che ha visto il presidente della regione Abruzzo critico verso le restrizioni agli sport amatoriali di contatto e per la presenza del pubblico in occasione di eventi, settori nei quali proprio l'Abruzzo aveva fatto da apripista alle riaperture. Marsilio altresì è tornato a chiedere un ristoro economico per le attività costrette ad un altro mini lockdown, cosa che aveva già fatto in occasione della visita a Teramo del Premier. Se bisogna adottare delle restrizioni che impediscono a delle categorie di cittadini e di imprenditori di poter lavorare, di poter portare avanti le proprie attività economiche, deve scattare immancabilmente un meccanismo di solidarietà che porti al ristoro economico di questo blocco, di questo danno. Per quanto concerne l'anno scolastico, infine, il presidente della Giunta regionale ha garantito che si concluderà comunque o in presenza o a distanza, scacciando dunque rischi di blocco della didattica, peraltro negato anche dal ministro dell'Istruzione Azzolina. Nel caso di nuove restrizioni, ha concluso Marsilio, si potrà andare avanti e garantire il proseguio delle attività didattiche. E a proposito delle nuove restrizioni, ristoranti e bar dovranno chiudere alle 24, ma dalle 21 sarà vietato consumare in piedi, quindi potranno continuare a servire clienti solo i locali attrezzati con i tavoli al chiuso o all'aperto. Queste le norme
più significative contenute nel nuovo DPCM su quanto deciso dal governo. Abbiamo allora ascoltato i rappresentanti delle associazioni di categoria. Paolo Renzetti. Direttore, è uscito il nuovo DPCM e ci sono delle novità soprattutto che riguardano bar, esercizi pubblici, chiusura entro mezzanotte. E qual è la posizione della CNA? Ma la nostra posizione è quella intanto di tutelare sempre la salute e di mettere questo elemento al primo posto. Nello stesso tempo però, come ha riconosciuto anche il Presidente Conte, non si può distruggere l'economia. Quindi si parlava di un orario più basso, quindi è un buon compromesso quello delle 24, ma noi dobbiamo renderci conto, lo sa anche il Governo rispetto a tutte le analisi che sono state fatte, non sono quelli i luoghi di propagazione della pandemia. La pandemia si propaga molto di più in famiglia, con persone che si conoscono, quindi bisogna aumentare molto di più in questi settori la cultura della prevenzione, dell'uso della mascherina e dei dispositivi. Potrebbero arrivare delle novità, soprattutto sul piano economico. Finalmente il governo ha capito che bisogna passare da interventi di ristoro massivo, così come è stato anche giusto fare nella fase di lockdown, a interventi più mirati verso quei settori che hanno subito di più la crisi della pandemia. Parliamo del punto dei pubblici esercizi, parliamo del turismo, parliamo del trasporto persone. Noi abbiamo settori delle fiere, abbiamo settori completamente azzerati. Ecco, su quelli bisognerà concentrare la maggior parte delle risorse. Ma innanzitutto c'è da premettere che ovviamente è interesse di tutti mantenere basso i contagi, anche e soprattutto per le attività economiche. Probabilmente si poteva evitare la chiusura anticipata alle ore 24, perché dal nostro punto di vista servirà a poco. I locali sono già attrezzati con le linee guida, c'è il rispetto sia da parte dei titolari che da parte degli avventori e clienti, per cui probabilmente non vediamo di buon occhio questa misura. Però, come dire, speriamo che il tutto si risolva a stretto giro, anche se l'inverno sarà dura e ovviamente è un'ulteriore doccia fredda che arriva già da 6-7 mesi abbastanza duri, insomma. È vero che alcuni tipi di attività, soprattutto nel periodo estivo, luglio e agosto, hanno recuperato qualcosa. Il turismo, come sappiamo, in questa regione è andato abbastanza bene, anche se non siamo riusciti a recuperare il mancato incasso, il mancato guadagno della primavera, del periodo del lockdown. Chi era già in difficoltà, sicuramente questa nuova ondata, insomma, potrebbe creare problematiche ulteriori, e quindi bisogna stare attenti. Cioè, dal nostro punto di vista, sicuramente bisogna attenersi alle regole, tutti lo stanno facendo, o comunque c'è una consapevolezza diffusa da parte sia degli operatori che dei clienti. Chiaramente, se si chiudono di nuovo le attività, si rischia fortemente la debacle. Poteva causare danni maggiori la caduta di 6 lastre di alluminio dal controsoffitto del reparto di chirurgia dell'ospedale San Massimo di Penne. Ora si torna a chiedere ad alta voce l'arrivo dei 12 milioni di euro promessi da anni per la ristrutturazione del presidio ospedaliero dell'area Vestina. Vediamo il servizio. Paura ieri presso il reparto di chirurgia del presidio ospedaliero San Massimo di Penne. Verso mezzogiorno, dalla controsoffittatura del corridoio, a causa del cedimento di un'asta laterale, si sono staccate 6 lastre di alluminio senza arrecare danni, fortunatamente, a personale medico o degenti. Prontamente sistemata dalla ditta, la struttura è stata controllata, accertando che non vi è stato nessun cedimento di intonaco. Meno male che non passava nessuno in quel momento. Cioè, non è una cosa sottolineare, non è una cosa bella anche per l'immagine dell'ospedale di Penne, che comincia a cadere da immagine che questo sta cadendo a pezzi oramai. C'è un tratto di corridoio dove non può passare oramai le carrozzelle, ci hanno messo un divieto d'accesso solo pedonale, nessuno le viene a ristrutturare, qualsiasi volta che c'è un problema non si sa che cosa bisogna fare per rimetterla a posto, cioè non si può andare in questa maniera. Notizia questa che sa un po' di beffa se si pensa ai 12 milioni di euro già destinati alla ristrutturazione del nosocomio Vestino. La convenzione firmata tra Regione Abruzzo e Ministero della Salute per effettuare
primi lavori sulla struttura è stata trasmessa a luglio scorso, con il finanziamento addirittura d'arrivo, ma con il progetto già pronto dal 2013 che adesso va rimodulato. Qui bisogna decidere che cosa bisogna fare. Noi come Fiat abbiamo chiesto di fare un progetto medio-lungo termine per l'ospedale di Penna, al direttore generale e anche all'assessore Veri. Sono d'accordo? Allora, sediamoci a tavolo, sediamoci tutti quanti di un tavolo e cominciamo a discutere con le parti sociali che cosa si vuole fare per l'ospedale di Penna, per il personale e per tutta l'area vestina, per i cittadini che hanno veramente bisogno di assistenza. Mi è stato detto che i lavori dovrebbero iniziare nei primi mesi dell'anno prossimo. Ovviamente io sono come San Tommaso, voglio vedere la ferita e metterci la mano sopra, altrimenti se questi 12 milioni e mezzo resteranno così, tanto come argomento di discussione, non avremo risolto niente. In attesa degli esiti dei tamponi effettuati dai consiglieri regionali e dai collaboratori dei gruppi, il presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo, Lorenzo Sospiri, sentiti i capigruppo, ha stabilito di rinviare il consiglio, che era in programma oggi alle 15, a martedì prossimo, 20 ottobre. Quest'oggi sarebbe dovuto approdare nel Consiglio regionale anche la questione del polo e-commerce a San Salvo. Vediamo il servizio. È stata rinviata al 20 di ottobre la seduta del Consiglio regionale in programma oggi a Palazzo dell'Emiciclo all'Aquila. L'ufficio di presidenza, dopo aver sentito i capigruppo, ha deciso lo slittamento per consentire ai consiglieri di conoscere l'esito dei tamponi Covid effettuati in questi giorni. La decisione infatti è arrivata dopo la notizia della positività di un collaboratore del gruppo parlamentare della Lega, che aveva già annunciato che non avrebbe partecipato ai lavori a scopo precauzionale. Una seduta, quella odierna, che si preannunciava sicuramente difficile. A pesare sui lavori il Covid e la crisi nella maggioranza di centrodestra a trazione Lega, innescata dai risultati delle recenti elezioni amministrative che hanno visto la coalizione rimediare una batosta nelle consultazioni più importanti a Chieti e ad Avezzano. In ballo ci sarebbe una mozione firmata all'unanimità da 10 consiglieri e 4 assessori della Lega nell'esecutivo, con la quale si chiedono le dimissioni dell'assessore regionale al turismo, il forzista Mauro Febbo, ritenuto colpevole di aver tradito il centrodestra alle elezioni di Chieti per aver appoggiato la coalizione civica di Diorio al primo turno e non di Stefano. È stata annullata anche la seduta della Commissione Bilancio, sempre con la motivazione legata al Covid. All'ordine del giorno c'era il provvedimento legislativo di ratifica della variazione del bilancio per dare copertura al contratto con il Napoli Calcio per il ritiro a Castel di Sangro, ma per molti anche questo rinvio è da collegare alle divisioni e alle spaccature nella coalizione che governa la regione. Rinviata assieme al Consiglio regionale di oggi anche la discussione che riguarda il polo Amazon da costruire nel Vastese. Andiamo a Chieti, dove il neosindaco Diego Ferrara è al lavoro in queste ore per formare la nuova giunta. Il conto alla rovescia è già iniziato e nelle prossime ore arriverà la fumata bianca. Sindaco, allora, per la nuova giunta è iniziato il conto alla rovescia, quando si avrà l'ufficialità? Il conto alla rovescia è già iniziato da diversi giorni, manca un tassello fondamentalmente, e avevo più o meno promesso che per la metà di questa settimana avremmo potuto fare i nomi. È probabile che slitterà di qualche giorno, ma non andrà oltre la fine di questa settimana. Sempre nel solco delle competenze, ovviamente, e tutte le componenti, appunto tutte le liste, hanno contribuito ognuno per la sua parte ma con grande entusiasmo a questa bellissima vittoria, quindi è giusto che siano tutti riconosciuti. Ma ho sempre detto che la mia priorità era quella di dedicarmi al decoro della città. Anche se tutto quello che io potrei dirle in questo momento deve essere anticipato da una puntuale verifica delle risorse finanziarie del Comune. Ritengo, ma non lo ritengo solo io, perché in questi giorni ne abbiamo parlato con tutti gli attori di quella che sarà la squadra di governo, dal vice sindaco agli assessori in pectore
eccetera, della necessità assoluta di sapere veramente quanto possiamo avere da spendere, quali sono le condizioni delle finanze del comune, perché, come ho sempre detto, come un buon padre di famiglia non può promettere giocattoli costosi ai propri figli se il suo portafoglio è vuoto. Avete trovato soldi in cassa? Domani si fa la verifica di cassa, domani mercoledì faremo la rituale ricognizione della verifica di cassa e vedremo che cosa c'è. Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza per quanto riguarda un rudere in via Muzi a Teramo. Ad intervenire dopo anni di proteste dei residenti e l'incuria da parte dei proprietari dell'immobile è il comune, che si avvarrà di fondi regionali per l'intervento della struttura. Tania Bonici Castelli. Dopo anni di proteste del quartiere e di scampati pericoli per la cittadinanza tutta, sono iniziati i lavori di messa in sicurezza dell'edificio rudere di via Muzi a Teramo. Una storia che ha dell'incredibile. Basti pensare che ci troviamo dinanzi al Teatro Romano di Interamnia, il bene archeologico più importante dell'intera regione. L'immobile, di proprietà privata, è diroccato da oltre un trentennio. Ogni giorno e ogni notte perde qualche pezzo, con crolli rumorosi che terrorizzano i residenti. La proprietà ha sempre fatto orecchie da mercante, denunciata senza risultato più volte alla Procura della Repubblica, non è mai intervenuta. Oggi il Comune di Teramo, grazie a finanziamenti regionali, può finalmente iniziare la messa in sicurezza. Qual è la storia di questo palazzo e come siete arrivati finalmente a ristrutturarlo? Beh, la storia è che dal 2004 iniziò l'architetto Mattei a scrivere per questo rudere, per questo fabbricato che insiste su una delle zone più belle della città, per chiedere la messa in sicurezza. Dopo tantissimi anni siamo riusciti, attraverso la Regione Abruzzo, attraverso la Protezione Civile, a fare questo lavoro di messa in sicurezza, che, come vedete, i lavori sono partiti e nella prima settimana, più o meno, diciamo così, se tutto dovesse andare per il verso giusto, di dicembre dovrebbero essere finiti i lavori e quindi l'edificio sarà messo in totale sicurezza. E dopo? E dopo ci sarà tutto intorno, innanzitutto gli edifici in aderenza troveranno per fortuna un po' di pace, un po' di tranquillità, perché i rumori notturni a cui erano abituati non dovrebbero più svegliarli. Il contesto urbano e anche il nostro teatro romano, che è qui dietro alle spalle, troverà una soluzione sicuramente di maggiore qualità e di presenza. Nello stesso tempo, successivamente, la proprietà deciderà il percorso di questo rudere, di questo edificio. Va bene dunque la messa in sicurezza del rudere di via Muzi, che tale però resterà, un ricettacolo di sporcizia, topi e pipistrelli in pieno centro storico, un cumulo di vecchie macerie che i proprietari potranno lasciare così anche per i prossimi 30 anni. Siamo così giunti alla pagina sportiva del nostro telegiornale, che apriamo quest'oggi con il ciclismo, seconda tappa abruzzese del Giro d'Italia, assolutamente piena di emozioni, l'ha vinta Peter Sagan con un'azione straordinaria. Furga in gruppo prima e azione in solitaria poi, in una giornata però che aveva visto gli addii in mattinata di due squadre a causa del Covid. Jacopo Forcella. Una tappa pirotecnica vinta grazie ad un vero e proprio capolavoro, quello di Peter Sagan, che taglia in solitario il traguardo di Tortoreto Lido dopo oltre 170 km di straordinaria intensità, con lo slovacco ultimo ad arrendersi del gruppo che prende il largo a ora di pranzo, ma stupendo a resistere ai fantastici muri della nostra regione, alla pioggia, alle salite impervie benché corte chilometricamente. Finito il lungo digiuno, il tre volte campione del mondo dopo 461 giorni firma un'impresa, perché dopo essere rimasto con Ben Zwift e aver staccato i compagni di fuga, tra i quali il nostro Dario Cataldo, resiste a Peio Bilbao, che dopo la prima ascesa di Tortoreto sembra poter rientrare sull'inglese e lo slovacco. Lo spagnolo della Bahrain McLaren ci prova in compagnia di Villella prima e in solitario poi in discesa, quando Sagan ha ormai salutato anche Swift e si è lanciato all'assalto del successo conclusivo. Proprio nell'ultima discesa invece, contrattempo pesante per Jakob Fuglsang, che fora non
zona all'Ammiraglia vicino serve la bici di Felline per riprendere la corsa. Foratura come qualche chilometro prima era capitato ad uno scatenato Domenico Pozzovivo che rientra e addirittura prova ad allungare, ma alla fine arriverà coi migliori. Come Peio Bilbao, che dopo aver sognato di rosicchiare secondi alla maglia rosa all'ingresso di Tortoreto deve rialzarsi perché i big lo riprendono e lasciano strada libera a Sagan che alza le braccia al cielo di Tortoreto. Secondo McNulty, terza la maglia rosa Almeida, con una frazione semplicemente stupenda dal punto di vista paesaggistico e dal punto di vista delle emozioni pressoché infinite che regala la regione Abruzzo. Perché già tra Città Sant'Angelo e Silvi la gruppa Madi De Mar sembrava voler chiudere sulla fuga per non permettere allo stesso Sagan di guadagnare punti per la maglia Ciclamino, quasi come se il francese sapesse a più di 100 km dal traguardo che il ciclista della Borans-Grohe avrebbe completato l'impresa in una giornata che aveva visto in mattinata l'addio della Mitchelton Scott dopo la positività di Simon Yates e di quattro compagni di squadra e il forfait della Jumbo Visma dopo il tampone positivo di Kreuzweg. Out anche Michael Matthews della Sunweb con la squadra di Hindley e Kelderman, che però è regolarmente allo start. Domani, frazione per velocisti da Porto Sant'Elpidio a Rimini. Veniamo ora al calcio. Si è rinnovata nel pomeriggio la partnership tra il Pescara Calcio e la concessionaria Oriente. La consegna delle vetture è stata l'opportunità per il presidente Daniele Sebastiani di parlare delle trattative societarie e del mancato arrivo di Cacciatore. Sulla situazione Covid nel calcio Sebastiani si dice favorevole anche alla realizzazione delle cosiddette bolle per evitare uno stop al campionato. Si torna a parlare in queste ore, Presidente, della cessione della società, di un eventuale passaggio di consegne. Ci sono novità, ci sono anche dei termini temporali di cui si parla in queste ultime ore. Ma io non so chi parla di termini temporali e soprattutto di cessione e soprattutto di nomi che sono veramente una grande fantasia, no? di qualcuno. Io per il bene del Pescara mi augurerei che questi nomi fossero veramente interesse del Pescara, ma non è così, vi assicuro. E poi sul fatto della possibile cessione, sapete tutti, io ci sto lavorando e ci lavoro sempre. Come ho detto ieri a qualche tuo collega, non è sicuramente questo il momento migliore, perché comunque c'è tanta incertezza in generale nel mondo, quindi è difficile, però ho dei rapporti con persone molto serie. E la riprova nel fatto che non, fino adesso non c'è stata nessuna pubblicità, nessuna ha voglia di farsi pubblicità così gratuitamente, è gente seria e speriamo che si possa portare a termine una situazione di questo tipo. Voglio sgombrare proprio da tutti i dubbi il motivo per il quale non abbiamo preso Cacciatore. Non è assolutamente un motivo fisico per il ragazzo, e questo lo dobbiamo anche al ragazzo, perché da noi non è mai uscita nessuna di queste notizie. E lo staff tecnico ha deciso che volevano un difensore, se c'era possibilità, un difensore di ruolo, e quindi noi abbiamo deciso di soprassedere, ma non c'è nessun'altra motivazione che non sia solo questa tecnica. Si è fermato Bellanova per il Covid, Presidente, c'è preoccupazione anche perché in generale anche in Serie B stanno crescendo i positivi? La preoccupazione c'è, per quello che dicevo c'è un clima di grande incertezza in questo momento. Io credo che da qui a poco, se la situazione dovesse rimanere questa, bisognerà fare un tavolo di lavoro comune. Per quello che mi riguarda, coinvolgerei in primis l'AIC e insieme a tutte le altre componenti per capire cosa bisogna fare, perché tutti quanti noi dobbiamo avere un grande senso di responsabilità, i ragazzi per primi. Il blocco di nuovo del campionato sarebbe veramente un disastro per tutto il sistema, compresi i giocatori chiaramente. Si parla di una cosiddetta bolla, Presidente. Se servirà di fare questo... Bisogna fare anche questo, perché poi se invece ci fermiamo al fatto che qualcuno possa dire ma no, come si fa, perché siamo chiusi, perché non siamo chiusi, allora tutti bisogna che si prendano le responsabilità per dire se il calcio si ferma vuol dire che ci sarà un anno in cui nessuno prende soldi. Credo che poi quando vai a toccare le tasche di qualcuno probabilmente faranno le bolle, le strabolle, si chiuderanno. Loro dicono noi abbiamo una famiglia. Ma le famiglie ce le abbiamo tutte, non solo i giocatori, quindi se si dovrà percorrere una strada che è soprattutto nell'interesse di chi percepisce soldi in questo mondo, chiaramente bisognerà farlo, perché è evidente che se ci si ferma non ci saranno più i soldi, già abbiamo una marea di perdite, se poi non ci saranno nemmeno più i soldi delle TV e quindi i diritti televisivi, ecco che il mondo del calcio crollerà come crollano qualsiasi azienda.
E fin tanto che il mondo del calcio non è crollato, continuiamo con la Serie C, giornata di riposo, quella odierna per il Teramo, che da domani tornerà al lavoro per preparare il match di domenica prossima al Bonolis contro la Casertana. Intanto, durante la sessione di mercato, sembrava ormai destinato a lasciare i biancorossi il centrocampista Costa Ferreira, che invece si è dimostrato uno dei protagonisti dell'ottimo avvio di stagione del Diavolo. Domenica scorsa il giocatore portoghese ha trovato anche il primo gol ufficiale stagionale nella vittoria per 2-0 a Monopoli. E allora, ascoltiamo l'intervista. Sì, 3 punti conquistati contro una squadra che l'anno scorso ci ha messo molto in difficoltà, in un campo difficile, un terreno di gioco non in perfette condizioni, però ecco, siamo venuti qua cercando di fare la nostra partita, di essere intensi, cattivi come quello che ci chiede il mister, e alla fine ci ha premiato, ci abbiamo portato a casa i 3 punti. Il mister ci tiene tutti sulla corda, ecco, ci tiene al massimo della concentrazione anche prima della partita, è molto bravo a preparare le partite, a caricarci, e quindi penso che questo non sia un caso, anzi poi alla lunga il campionato dirà che non sarà mai un caso, però ecco, è bravo il mister a preparare le partite, a metterci in guardia sulle difficoltà che potremo trovare su queste partite, sui campi così difficili, ecco. Sia io che comunque tutti i miei compagni di squadra, c'è una grande empatia tra di noi subito al primo giorno, poi il mister ha giocato a calcio, quindi capisce certi momenti, capisce quando ti deve dare il bastone, la carota, quindi è molto bravo a capire questi momenti. Sicuramente cerchiamo di migliorare la posizione dell'anno scorso, perché non rispecchiava comunque i valori della squadra, quindi quest'anno cercheremo di fare molto, ma molto meglio rispetto all'anno scorso, e penso che le basi ci sono tutte quest'anno. Pedro, sei stato uno nei mesi scorsi, nelle scorse settimane, di coloro che sembrava sul punto di partire, non perché insomma lo scrivevamo noi, ma perché evidentemente era questa la volontà che emergeva. Come hai vissuto queste settimane e come, insomma, qual è stata la tua volontà? No, io la mia volontà è stata quella di rimanere, perché alla fine sì, leggevo sui giornali che erano uscite, perché dalla società non era mai venuto nessuno da me a dirmi che erano uscite, quindi rimanevo un po' sorpreso dagli articoli che uscivano sui giornali che mi davano in uscita, quindi ero un po' deluso dalle notizie, però avevo la fiducia della società e poi dal mister quando è arrivato dal primo giorno che mi ha parlato, quindi io ho vissuto sempre questi mesi sereni, sapevo quello che potevo dare e quello che potevo fare. In attesa del duro match di domenica col Fiuggi, il Notaresco sta vivendo un ottimo avvio di stagione in Serie D. Il direttore sportivo Paolo D'Ercole racconta con quali criteri è stata allestita la squadra di quest'anno. Il servizio è di Andrea Costantini. Poteva essere la classica buccia di banana su cui scivolare, invece il Notaresco torna da Agnone con 3 gol all'attivo e soprattutto 3 punti. Qualche difficoltà per sbloccare il match, poi tutto più facile dopo il gol di Frulla appena prima dell'intervallo. La squadra di Epifani riprende a marciare e, complice il pari del Campobasso a Castelfidardo, fa ora parte del drappello di squadra in vetta, 7 punti. In attesa del duro test di domenica con il Fiuggi, l'inizio di stagione sta regalando soddisfazioni al Notaresco. Il DS Paolo D'Ercole ha spiegato all'Abruzzo del Pallone come è nata la squadra di questa stagione. Con l'arrivo di un nuovo allenatore si è cercato di seguire le sue direttive, le abbiamo sposate appieno. Questo bisogna dare merito alla società, che sta facendo e ha fatto dei sacrifici importanti, come tutte quelle società che sono ripartite dopo un periodo un po' troppo strano che sta purtroppo continuando. A livello tecnico abbiamo mantenuto un'ossatura di giovani, anche perché il settore giovanile Notaresco negli ultimi anni ha lavorato molto bene, quindi ha facilitato anche il mio di lavoro. Abbiamo cercato di inserire dei ragazzi, qualcuno sconosciuto a questo girone, come Colombatti, Lattarulo, qualche altro, altre sono conoscenze mie, tra virgolette, ma sono conoscenze di giocatori importanti come Dos Santos, Banegas, Marchionni, Mancini e qualche altro. Quindi, poi per quelli che non sono rimasti, c'è anche il fatto che l'anno scorso Sansovini ha iniziato ad allenare, Comante ha iniziato ad allenare, Salvatori ha fatto una scelta e quindi io gli faccio un grosso in bocca al lupo, ma sono delle scelte, nel calcio si fanno delle scelte, poi tra le persone il rispetto rimane sempre, però alla fine diciamo che l'ossatura bene o male è rimasta, qualcosa è cambiato per forza di cose.
Una cosa è certa, sarà un campionato duro ed equilibrato, ed Ercole aggiunge: ci sono tanti risultati strani perché ancora le squadre hanno iniziato, chi più in ritardo, chi sta ancora completando la rosa, quindi sarà un bel campionato, probabilmente non ci saranno grandi ammazza campionato, però sarà avvincente, come sempre. E questa era l'ultima notizia, tutti quanti i servizi che avete visto sono su YouTube e su www.tv6.it. Vi ricordo che tra poco, alle ore 21, ci sarà Pro Teramo, la trasmissione tutta dedicata al Teramo Calcio, mentre l'informazione tornerà alle 23 con l'edizione della notte. Grazie e buona serata.